Adesso ti parlerò della statua di cui hai visto la copia in piazza. Raffigura Marco Aurelio, il grande imperatore filosofo. È l'unico monumento in bronzo di un uomo a cavallo che ci sia giunto dall'antichità e probabilmente risale a poco dopo il 161 d.C., anno dell'ascesa di Marco Aurelio al trono imperiale. Il gruppo statuario è alto circa 4,20 m e in origine era completamente dorato. L'imperatore esprime perfettamente la serenità e la stabilità che hanno caratterizzato i 19 anni del suo dominio, grazie anche al suo amore per la filosofia e al suo odio per la guerra. L'espressione intensa e pensosa, la barba e la capigliatura curata ed elaborata, il fatto che indossi una tunica e non un'armatura, ti fanno pensare non a un guerriero, ma a un monarca equilibrato, nel quotidiano esercizio del governo dell'impero. La posa è quella tipica del discorso chiamato ad locutio, che gli imperatori e i generali tenevano all'esercito prima di una battaglia. Non sappiamo dove fosse collocato questo monumento nell'antichità, ma di certo nel Medioevo era in Piazza del Laterano. Si sottrasse al saccheggio e alla fusione delle statue pagane solo perché fu scambiato per l'imperatore Costantino, simbolo della religione cristiana. Fu proprio Michelangelo che nel suo progetto della nuova piazza del Campidoglio propose di collocarvi la statua. That's all, folks.